Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono sempre Mennoz, lo zio Mennoz, che vi ricorda come sempre di iscrivervi a questo canale, di spolliciare se vi va e di lasciare un commento. Ieri c'è stata la prima vittoria, la prima schedina presa per i pronostici della Serie A. Mi fa molto piacere perché molti di voi l'hanno giocata. Mi fa veramente piacere. Ma qui parliamo di fantacalcio, quindi dedichiamoci nel fantacalcio. Questa nuova giornata parte di venerdì, quindi come sempre le raccomandazioni sono sempre le stesse. Alcune squadre vengono dalla Champions League, dal turno di Champions League, dal turno di Europa League, quindi ci potrebbe essere un po' di turnover. Le formazioni dobbiamo mettere venerdì, quindi non sapremo chi giocherà il sabato, chi giocherà la domenica, tra infortuni e Covid, perché qua ragazzi le casi Covid sono di dall'angolo, quindi fate attenzione. Come dico sempre, cerchiamo di non rischiare troppo. Come detto, si parte di venerdì con Sassuolo-Udinese. Nel Sassuolo tante defezioni, sicuramente non ci sarà Djuric, a meno che non recupera dal Covid, molto probabilmente mancheranno anche Caputo e Berardi. Qui, vabbè, con il Sassuolo lo saprete le formazioni ufficiali, quindi si può anche valutare se schierarli o meno. Potrebbe essere l'occasione per De Frel. Per quanto riguarda il portiere del Sassuolo, Consigli, ecco, il Sassuolo, a parte ecco, l'aspetto del Napoli, di Napoli vittoriosa, è uno che prende sempre qualche golletto, anche se comunque, diciamo, l'Udinese non ha tutto questo bell'attacco, anche se lo vedo bene, non so, sensazioni positive sull'Udinese. Quindi su Consigli io darei un semaforo giallo. Tante assenze anche in difesa, quindi anche qui un semaforo giallo. Per il centrocampo giallo e attacco potrebbe giocare De Frel. È una partita non tanto semplice per il Sassuolo. Per quanto riguarda l'Udinese invece dovrebbe essere una partita difficile, ma io non la vedo poi così male questa Udinese. Quindi un semaforo giallo-arancione per la difesa, è ritornato Larsen. Semaforo arancione per il centrocampo, eccezione fatta ovviamente per De Paul, per Pereira. Solito ballottaggio in attacco Lasagna o Kaká, potrebbe giocare De Lofeo, il ragazzo si sta riprendendo. Cagliari-Sampdoria, questa è una partita molto difficile perché la Samp si sta comportando molto bene. Semaforo, diciamo così, il Cagliari è una squadra che segna e subisce tanti gol, Sampdoria è una squadra che segna poco e subisce pochino, però è una partita per entrambi i portieri da semaforo arancione. Diciamo che per quanto riguarda i difensori del Cagliari, un po' tutta la rosa del Cagliari, semaforo giallo, così vale anche per la Sampdoria, tranne per alcuni giocatori tipo Berezischi, che vede un semaforo rosso sempre, un giocatore che prende sempre brutti voti. Per il Cagliari ovviamente confermatissimi João Pedro, Simeone, Nandez che sta facendo un ottimo campionato, ballottaggio solido tra Sottile e Unas, ma potrebbe spuntare la Sottile che sta giocando davvero bene. Nella Sampdoria potrebbe ritornare Candreva e potrebbe tornare Benevento-Spezia. Questa è una partita abbastanza equilibrata, sfida salvezza, entrambe le squadre diciamo devono fare punti in questa partita. Per quanto riguarda il portiere del Benevento potrebbe essere semaforo verde, semaforo giallo. Semaforo verde per la difesa del Benevento, soprattutto per Glick e Caldirola che vanno a saltare. Per il centrocampo del Benevento, semaforo arancione, non mi piacciono i centromissi del Benevento, eccezione fatta per Ionita. Semaforo verde per gli attaccanti del Benevento, ma ovviamente quando dico attaccanti del Benevento mi riferisco a La Padula. Per quanto riguarda lo Spezia, ragazzi, è una squadra che a livello fantacalcistico mi piace poco. Semaforo arancione per tutta la squadra, semaforo rosso per il portiere, perché il portiere del Benevento è una squadra che segna tanto. Parma-Fiorentina, questa potrebbe essere la partita della svolta. Il Parma viene da un ottimo risultato a San Siro, sta iniziando a recuperare giocatori in casa contro la Fiorentina, gioca quasi sempre bene. Diciamo che per quanto riguarda Sepe, semaforo arancione. Per il resto della rosa è un semaforo
giallo-arancione perché la partita è difficile, ma giocatori come Kurtic, Kuzic in questa partita si possono mettere. Potrebbe ritornare inglese dal primo minuto, se è riposato il ragazzo, diciamo, potrebbe anche essere schierabile. Per quanto riguarda la Fiorentina, potrebbe esserci il cambio modulo, potrebbe passare al 4-3-3. La Fiorentina potrebbero essere sicuramente giocatori come Bonaventura, Castrovilla sarebbero messi comunque a prescindere, ma con questo modulo potrebbe portare ancora più bonus, potrebbe portare più bonus anche Caglione. Lazio-Juve, sfida molto delicata, Lazio viene da un pareggio di Champions, falcidiata da casi Covid, non si sa chi recupererà tra Lazzari, Luis Alberto, Leiva, Immobile per la Serie A è idoneo per la Champions, invece no. Comunque, partita difficilissima per la Lazio, diciamo semaforo arancione-rosso per il portiere, semaforo arancione per i difensori. Per quanto riguarda invece centrocampo, giallo-arancione, giocatori come Milinkovic, Correa, Caicedo, che sta gioca segna per lo più ultimi minuti, sono giocatori schierabili, ovviamente Immobile si mette sempre. Per quanto riguarda la Juve, non dico sembrerebbe essersi ripresa, come la Juve è una grande squadra, sicuramente per Szczęsny semaforo giallo, potrebbe giocare anche Buffon. Per il resto dei giocatori la Juve è comunque una grande squadra, i giocatori vanno messi sempre, probabilmente si potrebbero risparmiare Danilo, Arthur, McKennie, giocatori che portano pochi bonus. Atalanta-Inter, sfida molto interessante. L'Atalanta vede una scoppolata di Champions, l'Inter ha perso male a Madrid, potrebbe essere per entrambe l'occasione per riprendersi. Nell'Inter non si sa se giocherà Lukaku, se riprenderà. Comunque, per quanto riguarda il portiere dell'Atalanta, semaforo arancione-giallo, un po' difficile questa partita. Per il resto dei giocatori, attenzione sempre a turnover, ma sono giocatori tutti che possono portare bonus, da semaforo verde potrebbe giocare Pasalic, che è un giocatore che va messo. Per quanto riguarda l'Inter, Conte ancora non ha trovato il bandolo della matassa, però anche qui l'Inter a livello di fantacalcio è una grande squadra, tutti i giocatori possono portare bonus, quindi è un semaforo verde-giallo per tutta la rosa. Genoa-Roma, tre parole, la Genoa, ma non si è mai detto che non lo vedo bene, mai visto bene, ma vince Genoa con la Roma, perché Genoa con la Roma fa sempre grandi partite, ma è un semaforo rosso per tutta la rosa. Semaforo verde giallo invece per la Roma, per tutti i giocatori della Roma, che li vedo, mi piace la Roma e la vedo favorita. Torino-Crotone, qui potrebbe esserci delle sorprese. Il Torino è tornato alla vittoria in settimana a Genoa contro il Genoa, Giampaolo ha cambiato modulo, da questo nuovo modulo potrebbero beneficiare Verdi, chi ce l'ha a centrocampo che sta giocando in attacco, e Lukic che sta facendo il trequartista. Per quanto riguarda il portiere del Torino, semaforo giallo, per quanto riguarda il portiere del Crotone, semaforo rosso per tutta la rosa, eccezione fatta per Simi, che è l'unico giocatore che si potrebbe mettere, forse Molina, forse Messias, per il resto semaforo rosso. Bologna-Napoli, queste sono due squadre, Bologna viene dalla vittoria e Napoli da una sconfitta, due squadre che ancora un po' altalenanti. Bologna-Napoli sono sempre sfide molto interessanti, anche il Bologna caccia l'anima contro il Napoli. Per quanto riguarda il portiere, sicuramente semaforo rosso, Skorupski prende gol non so da quante partite consecutive. Per il resto della rosa del Bologna, andrei cauto, è un semaforo giallo-arancione perché comunque è una partita difficile, eccezione fatta per Soriano che sta in uno stato di grazia che va messo sempre. Orsolini, qui Orsolini barro un pensiero ce lo farei, così anche per Palacio, qui è una partita difficilotta, però Orsolini se la vita a centrocampo si può mettere. Per quanto riguarda invece Napoli, per il portiere un semaforo giallo-verde, ormai si segna sempre tanto in tutte le partite. Per il resto della rosa un semaforo giallo, che con Napoli dovrebbe partire favorito, potrebbe recuperare Insigne, che è un giocatore che va schierato. Mertens ha cambiato ruolo, non è più la punta centrale degli anni scorsi, quindi sta segnando un po' meno, ma è comunque un attaccante valido che va messo a prescindere. Chiude questa giornata di Serie A Milan-Verona, sarebbe una vittoria del Milan a mani basse, però la fatal Verona, Milan-Verona, e Milan spesso zoppica contro il Verona. Comunque,
vabbè, semaforo verde per tutta la rosa del Milan, è in uno stato di grazia il Milan, non so da quante partite non perde. Per quanto riguarda invece il Verona, mancheranno giocatori importantissimi come Faraoni e Veloso, diciamo semaforo arancione per quanto riguarda il portiere, per il resto della rosa ragazzi è comunque giallo arancione se non un arancione rosso. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di spolliciare se vi va e di lasciare un commento. Ciao ragazzi!